Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovissimo video. E oggi siamo qui su un gioco, vabbè, già si sapeva, un gioco online. Si chiama Riders, Riders. È un misto tra League of Legends e Monster Hunter. Monster Hunter perché ci sono anche boss grandi che quindi bisogna di uccidere e basta. Allora, io già avevo un personaggio, Zio Sam, come potete vedere, però me ne voglio creare un altro perché ve lo voglio far vedere dall'inizio. Quindi andiamo su New. Ragazzi, il gioco è in inglese, non c'è italiano, quindi è inutile dire oh perché è fatto in inglese. È inglese, basta. Allora, prima ci mettiamo maschio, sicuramente. Poi mettiamo un nome. E dai, mettiamo X Zio Sam, giusto per tenere il mio nome. Ok. Poi, voce. Si sente un po' basso perché l'ho abbassato io, giusto perché dopo non ci sentivo un cavolo mentre parlavo. Poi abbiamo quattro stili. Il Defender, che ha spada e scudo. Berserker, che ha una spada lunga. Poi c'è il Cleric e il Sorcerer. Cleric e Sorcerer sono quasi uguali. Infatti, come potete vedere, sono due maghi. E io scelgo uno di questi. Io già sono così, però voglio scegliere uno di questi perché a me piace di più. Direi di fare questo, dai. Facciamo il Sorcerer. Perfetto. Poi prendiamo una faccia. Beh, moltissimo. Questo già va bene, quindi vediamo se c'è però qualche altra cosa. Allora, dai, facciamo questo. Ok, il colore della pelle è un po' più scuro, eh. Ok, andiamo così. Così, ok, facciamo così, dai, più o meno. Così, perfetto. Make up, non so cos'è. Vabbè, mettiamo così. Poi i capelli sono davvero pazzi in questo gioco, mi piacciono da morire. Infatti, guardate, questo è il primo taglio. Secondo, vi faccio vedere, tutti faccio vedere i più belli. Questi, mi sa che mi farò questi, che sono i più belli. Anche questi sono carini. Questi, questi. Ok, vabbè, mi faccio questi, ragazzi. A me piacciono così. Allora, me li farei di un color, di un color, di un color. Così. Che ne dite? No, così no. Facciamo, cocciamo, 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 facciamo, facciamo. Come facciamo? Li facciamo. Vabbè, domani. Ok, li facciamo biondi. Perfetto. Poi, colore degli occhi, li facciamo verdi. Proprio come ce l'ho io. Quindi verdi. Poi, qui è una cosa che a me mi ha colpito molto particolarmente. Aspetta, togliamo i capelli perché vi devo far vedere una cosa. Mettiamo questi dove si vedono di più. Però dopo li togliamo, non mi preoccupare. Poi, allora, questi sono i tattoo. È una cosa che mi piace tantissimo. Noi possiamo prendere un tattoo a caso, metterlo dove vogliamo noi e farlo sia più grande che più piccolo. È una cosa che a me ha impressionato molto perché è la prima volta che lo vedo, almeno i giochi che ho giocato io. Allora, vediamo un tattoo carino. Tattoo carino che infatti lo possiamo fare anche così. Cosa ne dite? Tipo così. Vediamo gli altri però. Non so, sono spostati verso di là perché abbiamo già il tatuaggio nostro. Io lo farei così, però non lo so. Voi dite così? Poi con quei capelli vediamo come viene. Però devo fare dall'altra faccia. Che se noi facciamo questi capelli, dobbiamo fare dall'altra faccia. In questo modo. Sì, dai, facciamo così. Ok, perfetto. Il colore del tatuaggio, no, vabbè, lo facciamo nero perché si deve vedere. Poi. I vestiti. Questi non sono i vestiti propri, veri e propri, perché questa è solo un'immagine del personaggio. Ma i vestiti veri e propri sono questi due. Il più bello, quello che mi attira di più è questo. Poi scegliamo un colore. Un colore. Vabbè, scegliamo un tipo giallo, giusto per abbinare i capelli, no? Eccolo qua. Perfetto. Quindi, il personaggio è stato creato. Quindi, come potete notare,
Sì, come potete notare, già il personaggio è una figata a crearlo. Eccolo qui, XZ7. Perfetto, connettiamoci subito. Speriamo che non mi laghi troppo, perché diciamo che è abbastanza pesante. Ok, le missioni sono in inglese, però ragazzi è facilissimo comprendere le missioni perché ci danno un punto di riferimento. Allora, io non so se iniziare una vera e propria serie su questo gioco, perché se voi sapete questo è un gioco online, quindi si può duellare, ci sono altre persone, però al suo interno ha anche una storia. Sì, ha una storia che infatti non lo so, ci porta a fare delle storie che adesso non vi so far capire. Vi faccio vedere subito. Allora, questa è la grafica di gioco. Questo è il nostro personaggio, questo è un deficiente che sta giocando, non lo so. Così si prende il bastone e questo è il nostro bastone iniziale. Qui sono le sotto, vedete, numero 1, ci sono le skin. Queste skin servono proprio, sono delle magie. Queste magie pian piano ce le aumenteremo con l'aumentare delle abilità. Dei livelli, scusate. Adesso, questo già, come vedete nella mappa ci sono i punti esclamativi. I punti esclamativi sono le missioni. Quindi parliamo subito con uno di questi e facciamo la prima missione. La prima missione ci dà exp e soldi. Quindi noi accettiamo subito. Cosa dice di fare? La prima missione ci dice di andare proprio lì, in quell'altro personaggio. Vedete? Poi accettiamo anche questa e la missione è riuscita. Vabbè, questa è una cazzata. Questo mi sta picchiando. Poi accettiamo tutte le altre missioni, perché vi consiglio in questo gioco di fare le missioni, ragazzi, perché se non fate le missioni non andate da nessuna parte. Noi accettate le missioni, possiamo andare a fare la prima missione. La prima missione dice a Talent Mercenary Kill Lizard Man Mercenaries 0 su 6. Quindi dobbiamo uccidere questi cosi qui, 6 di questi cosi qui. Quindi noi cominciamo a picchiare. Questo deficiente sta picchiando il mio personaggio e la kill è andata a lui, e ti pareva. Ok, comincia a picchiare e la kill è andata a me. Perfetto. Poi con la E si possono raccogliere gli oggetti che serviranno per craftare le armi e il resto. Poi andremo in città dove ci sono gli NPC. Ecco la città. Gli NPC, quindi è molto facile. Non vi preoccupate. Allora, vi faccio vedere un po' di magie. Con la U, con la 1, con la prima magia. Vabbè. È la prima magia, è un po' deficiente, cioè è un po' mush, però. Poi più avanti. Il gioco è fantastico, ragazzi, l'ho provato ed è bellissimo, ve lo posso assicurare. Non guardate dall'aspetto già dell'inizio, perché dall'inizio non si può capire un cavolo. Ok, siamo aumentati di livello, come potete vedere. Siamo aumentati di livello e noi facciamo subito tipo. Ci porta su questa pagina. Questa pagina sono le skill che noi possiamo usare. Le skill sarebbero le magie, se per parlando meglio, quindi le magie. Abbiamo una skill point, quindi una magia. Cosa faremo per prima? Proveremo. Cosa proveremo? Aspettate un attimo, sto ricordando un po'. Questa è carina perché questo dà il fuoco, perché c'ho anche di là. Anche questa è carina. Vi faccio vedere prima questa. Allora, questa cosa fa? Numero 2. Fa un blocco di ghiaccio molto carina da vedere e anche può essere anche utile. Poi ci sono anche i boss, come detto prima, che sono davvero fantastici da uccidere, perché possiamo, cioè, cioè si possono fare anche i gruppi, quindi uccidere 2-3 alla volta. Allora, quindi ci mancano altri due da uccidere che li uccidiamo subito. Poi volevo dirvi, se qualcuno è interessato a questo gioco, lo può scaricare semplicemente da basta scrivere Riders, che vi uscirà subito dal sito ufficiale, quindi lo posso mettere anche in descrizione. Adesso vediamo, però è facile da trovare. Comunque dicevo, chi vuole giocare può unirsi anche a me nella mia, creiamo una fazione, cioè un gruppo, e giochiamo giusto per, quindi se vi interessa basta chiedermi. Ma non so se farò una serie, già ve l'ho detto, però vediamo. Allora, quindi prima cosa, andiamo a completare la missione, quindi dobbiamo di nuovo andare da questo. Ah no, dobbiamo andare di là. Ok, perfetto, scusate, non me la ricordo, perché ad alcuni devi tornare indietro, quindi perciò mi sono sbagliato, scusate. Allora, solo che a pochi FPS,
mi laggo un pochino, quindi io vorrei aspetta un attimo, pochino video, volevo passare un po' la risoluzione. Ok, già questo andava meglio, quindi la luce. Facciamo così, dai. Forse mi va. Infatti già è aumentato. Ma è giusto un po' però, eh. Vabbè, andiamo di là. Comunque, come potete vedere, cioè, nella mappa andiamo nella freccia. Ah, poi CTRL. Qui abbiamo un coso morto, vabbè. CTRL, schiva. Vabbè, si può anche duellare come in tutti i giochi online. Si può duellare. Quindi è fighissimo duellare in questo gioco perché potete sia evitare e sia saltare. Poi abbiamo sopra abbiamo HP e PSP. Gli SP ci danno sia la difesa, che non vi ho spiegato perché c'è anche la difesa, e sia per i movimenti, quindi per come si chiama? Quindi per i movimenti così gli SP scendono. Poi con R, come appena abbiamo già visto, cammina da solo. Voilà. Cammina da solo, voi dovete muovere solo il mouse. Allora, quindi prima cosa, qui ci sono tantissime missioni, questa è la città, come potete vedere c'è la gente, quindi c'è. Allora, andiamo subito per prima cosa, andiamo da questo. Questo è il capitano, quindi perché siamo in una specie di, come si dice, in una zona dove ci sono i pirati. Qui completiamo la missione, prendiamo la nostra ricompensa, pensa. Qui prendiamo la nostra ricompensa e vabbè. Quindi con i punti esclamativi ci danno le missioni e punti interrogativi. No. Punti interrogativi. Vabbè, una cosa di questo. Basta. Comunque basta andare da questi qua. Sì, i punti interrogativi aspettano la missione, sì. Ok. Non mi veniva in mente. Adesso dobbiamo andare da Find Blacksmith Loco, che sarebbe il fabbro. Il fabbro dove ci permette di craftare le armi. E le armi e basta. Allora, quindi andiamo subito dal fabbro. E questo anche lui ci dà una missione. Eliminate Shield Crab. Poi dobbiamo craftarci un'arma. Come ci dice la missione, dobbiamo creare un'arma da pirata. Quindi craftiamo. Questa è la zona crafting. E dobbiamo craftarci una di questa. Però ci manca il colpeore. Il colpeore dove lo possiamo trovare? In Minecraft, no scherzo. Dobbiamo trovare dalle Shield Crabs. Adesso vi faccio vedere cosa sono i Shield Crabs. Dobbiamo uccidere 5 così portiamo anche la missione al fabbro. Shield Crab sono proprio questi. Poi più avanti avremo molto più magie. Quindi il gioco sì, è più interessante. Adesso siamo agli inizi, quindi lo sapete com'è all'inizio. Allora, 5. Ok, qui se non c'è droppato niente. Iniziamo bene. Ah, se uccidiamo questi possiamo droppare anche le spade dei mob. Però che poi durano solo per un po', eh. Adesso faccio bene. Riusciamo a uccidere uno di questo. Non ce l'ha dato. Ti pare. Vabbè. Ne faccio vedere dopo. Allora, quello non si possono prendere perché puoi prendere solo la roba la puoi prendere solo con i nemici che uccidi con le due mani, quindi. Allora. Anche se il guerriero lo vedo molto più forte, quindi. Però mi piace il mago, mi piace la magia, quindi non ho più. Allora, caccio, fatta qua. Però, capo, vorrei un po' di copper ora, almeno uno, quindi non fatemi arrabbiare. No, fottutissimo, era il mio. Mi va un po' a scatti. Vabbè. Sto registrando un cazzo di computer di merda. Io! Dimmi che abbiamo troppato un copperone. Neanche per sogno. Che palle. Dobbiamo uccidere un altro di questi cosi brutti qui. Scarafaggi. Vabbè. Che cazzo sono? No, questo è mio, non ci provare nemmeno nel ciclo. Questo è mio. Guerriero ve lo vorrei far vedere.
Però aspetta, forse me lo posso far vedere. Ah, abbiamo droppato giusto giusto all'ultimo. Ok, se noi premiamo tab ci apparirà spada e scudo, proprio quello dei guerrieri. Quindi possiamo fare sempre le magie, sempre le magie del mago, come potete vedere. Però abbiamo spada e scudo, che è molto meglio. Quindi ci possiamo anche parare. Però il nostro bastone è cioè il bastone è quello del mago, quindi. Però prendete ciò che a voi fa comodo. E se premiamo la I, andiamo nel nostro inventario. In questo modo possiamo scegliere sia lo standard Hormer, la spada, e sia il bastone. Quindi possiamo scegliere molte cose. Cioè, possiamo prendere le armi, non è che non possiamo prenderle, però abbiamo le magie del personaggio che noi abbiamo scelto. Quindi se noi scegliamo il mago, abbiamo le magie del mago. Se noi scegliamo il guerriero, abbiamo le magie del guerriero. Tutto qua. Io mi riprendo il bastone, che è molto più figo. Anche se lo dovrebbe tenere ad una mano verso l'indietro, sarebbe ancora più figo. Vabbè. Poi. Ah, F posa le armi. Luna mi sembra che mi ha invitato a un duello, eh? Voglio sbagliarmi. No, vabbè, lasciamo stare. Andiamo subito dal fabbro, che abbiamo finito la missione. Quindi completiamo anche la missione del pirata lì su, del capo pirata. Che il capo pirata ci dice che dobbiamo creare una pirate sword. Weapon, ok. Quindi weapon sword. Se questo si apre, sto un abbetto. Allora, questo l'ho finito, quindi dammi la ricompensa o ti uccido. Perfetto. Poi mi faccio proprio uno. No, noi ci facciamo un bastone, eh. Adesso vediamo se è più forte, sì. Ok. Ci facciamo un bel bastone, perché noi siamo dei maghi. Quindi è meglio il bastone. Perfetto. Questa è la prima volta che craftate una cosa, vi esce sempre questa animazione, che non vi preoccupate, non la farò sempre, ma la farò solo quando farete per la prima volta un craft. Quindi l'abbiamo craftata, possiamo uscire. Cosa facciamo? Come potete vedere nelle missioni è finita. Oh, che figo, questi hanno due lanci. Sì, questo scappa. Ah, sto duellando con quello. Perfetto. Oh, che cazzo fai? Oh? Allora, mi indosso subito il nostro bastone che abbiamo trovato. Eccolo. Che cazzo vuoi da me? Guardate un po'. Che figata. Nuovo bastone. Ah, questo mi ha sfidato al duello, sì. Duel flag, perfetto. Questi sono i duelli, comunque. Allora, poi dobbiamo fare l'ultima missione, che è Receive Pirate Weapon. Perfetto. Allora, dovete andare di nuovo sul fabbro, premere due volte su una cosa di queste, e la missione vi verrà. Cioè, vi riuscirà. Quindi, possiamo andare di nuovo su dalla Sabina. Dal capo dei pirati. E terminiamo le missioni. In questo modo. Olè. Ci chiederà di fare un'altra missione, voi accettatela. Dovete accettare tutte le missioni. Allora, ci manca poca percentuale per fare il livello, quindi per avere una nuova skin. Perché il livello equivale alla skin, ragazzi. Allora, poi facciamo tutti i punti esclamativi che ci vengono dati nella mappa. E noi li accettiamo tutti. Allora, ci dice una missione, dobbiamo eliminare 6 bosses, che sono quei cosi che vi ho detto che si droppava la spada. E poi di Archeologist Despair dobbiamo andare dall'archeologo. L'archeologista, come cazzo si chiama, che ci manda a fare altre missioni. Però credo che farò un altro episodio. Dai, questo adesso finirò questa missione. Sea Eboses. Allora, Sea Eboses, eccoli qui. Tu Sea Eboses, vieni a me. Perfetto. Questi sono un po' più duri, già come da come vedete. Ma scusa. Dai. Olè. Andiamo sotto. E adesso vi faccio vedere che figata prendendo il bastone di questi colpi. Adesso vi faccio vedere quando gli facciamo. Quando di danno gli facciamo. Bam. 81. Bam. 93. Ultimo. 86. È una figata, vero? Però questo si consuma, quindi subito un paio di colpi si toglie.
Ora lo rio perché l'ho preso da quest'altro sera. Adesso abbiamo fatto una nuova skin, quindi una nuova abilità, quindi una nuova pepina. Allora, questa ci dà energia perché 2% di pepina. Poi questa invece ci dà il fuoco. E questo ci fa un attacco di ghiaccio. Io mi farei subito il fuoco. È il numero 3. Quindi, se noi premiamo il numero 3, voilà. Ah, questo è se... attacco ravvicinato. Vabbè, non fa niente. Ah, che figata. Poi è bello. Adesso è una cagata combattere contro questi. Però è bello quando uccidiamo i boss. E allora, uccidendo i boss, noi dobbiamo evitarli, eccetera. Quindi è una figata, davvero. Quindi evitarli e colpirli. Spero di fare altri tutorial se vi piacciono. Se vi piace il video. Quindi, se vi piace il gioco, veramente. Dai, crepa. Voilà! Incredibile. Ne abbiamo ucciso un altro. Voi prendete sempre tutto, raga. Perché serve tutto. Per craftare. Che cazzo vuoi tu? Ah. No! Sì! Poi se volete che non la volete più quest'arma, basta schiacciare il 5. Però vi si toglierà da sola, non vi preoccupate. Allora. Andiamo subito da quel nabbo che abbiamo finito la missione. E poi vi faccio vedere l'ultima cosa. Poi chiuderemo già il video. Cioè già, non so da quando stiamo registrando, però lasciamo stare. Cosa volevo fare? Volevo farmi un'armatura. Farò un'armatura e poi chiuderò il video. Giusto per terminare con già degli oggetti addosso. Allora, andiamo da quella rana lì. Che cazzo è? Che cazzo è da ride? Che ti dico? Ok, abbiamo avuto altre esperienze, soldi, eccetera. I soldi, vabbè, servono per comprare proprio questa roba. Allora, questo anche lui ci darà una missione, vabbè. Voi la farete comunque, fate tutto. Però io... Ah, la sua missione mi dice proprio di craftare un pantalone, una tunica e delle scarpe. Sempre da lui. Quindi, questa la possiamo. Vabbè, facciamo prima della missione. Ci ha detto un'antica robe. E la craftiamo. Abbiamo tutto, non vi preoccupate. Voilà. Poi craftiamo una gloves. Sì, una gloves. Voilà. Poi craftiamo una shoves. Voilà. E abbiamo finito la missione. Però io mi trovo e mi faccio anche una di questa. Una bandana. Cioè un cappuccio. Queste servono, ragazzi, servono. Non vi preoccupate perché, come potete vedere, c'hanno la Psychical Defense, Magic Defense. Quindi può servirci nei duelli. Allora, come indossarli? Come prima. Facciamola i. E li indossiamo. In questo modo. Premendo 2 volte sopra. Ok, questi siccome non ci servono più, li possiamo anche gettare, eliminare, in questo modo. Voilà, guardate un po' che figata è diventato il mio personaggio. È una figata. Poi se noi premiamo CTRL, ci apparirà una freccia, proprio per camminare così, e per andare a selezionare i personaggi per vedere i livelli e altre cose. Però... io posso fare anche in questo modo, aspettate un attimo, se mi viene. Che cazzo. Non scherzavo, eh. Vabbè, lasciamo stare. Allora, quindi, cosa dire? Questo episodio è tutto. Ah, che figata. Se premete Z si siede comunque. Per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto il video, alzate i pollici. Se volete un altro episodio, alzate i pollici. Vabbè, credo di farli, dai, è carino questo gioco perché ha anche una storia. Anche se non la capisco perché è inglese, però ha una storia. Vabbè, l'importante è che ve l'ho fatto vedere, quindi se volete giocare, contattatemi. Da ZSM è tutto. Ciao a tutti.